Questa non è più guerra. È un assassinio collettivo e brutale. Adesso tutto è cambiato. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo, possiamo e metteremo fine alle bestiali atrocità che seguiranno inevitabilmente questa feroce azione del nemico. Le forze oscure, dizionario della neolingua, che collaborano con i nostri nemici possono, devono essere e saranno spazzati via dalla faccia della terra. Dobbiamo schiacciarli, dobbiamo annientarli, dobbiamo cancellarli per sempre. Noi, popolo di Oceania, insieme al popolo. Teoria e pratica del collettivismo oligarchico. Emmanuel Gosti. L'ignoranza è forza. Then work on a better world order where we work together to resolve problems. This liberal will be all about taking over, and the government running all of your companies. Our time to offer a new direction for this country that we love. When the Messiah speaks, he is the one. A better world order. Government running all of your companies. Canali di emergenza automatico della radiotelevisione italiana. Questa non è un'esercitazione. Alla popolazione delle grandi città è consigliato trovare riparo nelle gallerie metropolitane. Per tutti gli altri è fortemente sconsigliato lasciare le proprie abitazioni. Porti, aeroporti e autostrade sono state chiuse per l'utilizzo del personale militare. Reti telefoniche, stazioni radio e reti internet non necessarie sono state anch'esse temporaneamente disattivate. Per comunicare con le autorità della protezione civile è consigliato dotarsi di un apparecchio radio e sintonizzarsi sulla frequenza 770 AM. Vi raccomandiamo di mantenere la massima allerta. L'Europa si prepara a iniziare la vaccinazione il prima possibile, non appena i vaccini verranno approvati dalle autorità di regolamentazione. Il Regno Unito ha già approvato un preparato, ora anche altri paesi europei stanno impostando le loro strategie. La Francia, ad esempio, inizierà con i residenti delle case di riposo e gli operatori sanitari ad alto rischio, con l'arrivo del primo milione di vaccini. Questa prima fase inizierà a gennaio, come confermato dal premier transalpino. De la vaccination, en commençant. Man mano che le consegne continuano, allargheremo il perimetro della vaccinazione a partire dai quasi 14 milioni di persone con fattori di rischio legati all'età o a una patologia cronica e ad alcuni operatori sanitari. La fase 2 della nostra strategia, che dovrebbe partire a febbraio, proseguirà fino alla primavera e infine, come aveva annunciato il Presidente, progressivamente dalla primavera apriremo la vaccinazione a tutta la popolazione. Questa sarà la fase 3 della nostra strategia. La population, ce sera la phase 3 de notre stratégie. Il Portogallo seguirà criteri simili, partendo da 400.000 cittadini fra i più vulnerabili. Lisbona prevede di vaccinare 1 milione di persone fra gennaio ed aprile. Così il premier lusitano. Ci sono 4 principi fondamentali del piano. In primo luogo che è universale, per tutti. In secondo luogo che è facoltativo all'interno della tradizione del nostro piano di vaccinazione. Terzo e fondamentalmente che è gratuito. E in quarto luogo che sarà distribuito a tutta la popolazione secondo i criteri di priorità definiti tecnicamente e scientificamente. Oltre all'ottimismo, però, l'ONU avverte che i paesi più poveri con meno risorse saranno ancora minacciati dal coronavirus.
I vaccini potrebbero essere disponibili entro le prossime settimane e mesi, ma non illudiamoci. Un vaccino non può riparare i danni che si estenderanno per anni, anche decenni a venire. Antonio Guterres ha chiesto che i vaccini siano dichiarati bene pubblico globale e siano condivisi in tutto il mondo. Un vaccino non può riparare i danni che si estenderanno per anni, anche decenni a venire. Antonio Guterres ha chiesto che i vaccini siano dichiarati bene pubblico globale e siano condivisi in tutto il mondo. Un vaccino non può riparare i danni che si estenderanno per anni, anche decenni a venire. Antonio Guterres ha chiesto che i vaccini siano dichiarati bene pubblico globale e siano condivisi in tutto il mondo. Questa non è più guerra, è un assassinio collettivo e brutale. Adesso tutto è cambiato. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo, possiamo e metteremo fine alle bestiali atrocità che seguiranno inevitabilmente questa feroce azione del nemico. Le forze oscure. Dizionario della neolingua. Teoria e pratica del collettivismo oligarchico. Di Emanuele Goldstein. Al raggiungimento della vittoria finale. Morte all'eterno nemico di Oceania. Morte. L'ignoranza è forza.